delle politiche giovanili, definizione giusta. Volevi sotto mano la lettera che ho mandato in commissione. Bene, io direi che possiamo partire con il nostro incontro. Grazie a tutti. Qui con me abbiamo il sottosegretario Mario Giro, Luigi Bobba e il direttore del Dipartimento Servizio Civile, capo del Dipartimento Servizio Civile e Politiche Giovanili, Mauceri. La ragione di questo incontro è la presentazione dell'avvio di una iniziativa innovativa, che è quella della costituzione dei corpi civili di pace. Io non farò valutazioni puntuali perché i sottosegretari che sono qui con me e che hanno curato lo sviluppo, la predisposizione del decreto e la sua diciamo così, messa in movimento, perché poi naturalmente sono previste collaborazioni con le associazioni, quindi è un lavoro complesso che poi vi verrà presentato. Io vorrei solo in qualche misura inquadrare questa scelta, nel senso che il nostro governo da tempo, da quando si è insediato, ha detto in termini molto chiari che noi pensiamo ad una azione molto forte perché ci sia uno sviluppo della partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla vita della propria comunità. E un conto è dirlo, un altro conto è mettere in movimento tutte quelle azioni che coerentemente producano questo esito. Peraltro il nostro Paese è un Paese che da questo punto di vista ha già una forte vocazione, una forte attenzione, abbiamo oltre 300.000 associazioni, abbiamo milioni di volontari, quindi non stiamo intervenendo in un Paese che non ha una cultura della partecipazione, del volontariato, dell'associazionismo, ma abbiamo bisogno di fare in modo che questo non sia, come posso dire, un'azione in qualche modo residuale, una sorta di pronto soccorso della serie, quando il mercato non ci guadagna e quindi non fa una cosa, quando lo Stato non ha le risorse per farla e quindi non la fa, a quel punto arriva l'associazionismo, il volontariato, i cittadini che si impegnano e avanti di questo passo. Questo non può essere, bisogna fare un'operazione del tutto diversa, che è incorporare, avere attivamente e strutturalmente dentro le scelte di politica che si fanno la consapevolezza che c'è questo elemento e che questo elemento può essere una parte essenziale del come si sviluppano le politiche. Quindi non il pronto soccorso quando non ci arrivi, ma un protagonista attivo, consapevole, che partecipa anche alla elaborazione dei progetti, che partecipa anche a dire la propria rispetto al come le cose si fanno. Quindi questa è un po' la scelta politica di fondo che si è concretizzata e si va concretizzando con una serie di passaggi. Un primo che abbiamo realizzato a livello europeo durante il semestre. La presidenza italiana del semestre europeo ha fortemente spinto l'idea del servizio civile europeo. Abbiamo cercato di fare in modo che l'Europa assumesse anche questa dimensione, quindi certamente Erasmus, certamente i giovani, tutto quello che vogliamo, ma cominciamo anche ad immaginare che i popoli trovino la forma per essere protagonisti, per avere un'Europa sempre più dei cittadini e meno, come diciamo, delle burocrazie o delle percentuali o dei vincoli. E quindi noi abbiamo scritto ai commissari perché questa iniziativa abbia una sua continuità. L'abbiamo fatto collegandoci e sviluppando questa azione insieme ai attuali e futuri presidenti del semestre, di modo che l'iniziativa italiana, finito il semestre, che è uno dei vincoli, dei limiti purtroppo dell'impianto della presidenza semestrale, quando finisce un semestre c'è sempre il rischio che le iniziative che si sono innescate poi perdano di forza, perché il paese che le ha lanciate, magari quello che poi succede, non ha la stessa tensione. Quindi questa iniziativa l'abbiamo costruita insieme, c'è stata una grande iniziativa a Milano, abbiamo molto ragionato insieme su questi elementi e abbiamo chiesto all'Europa di prendersi in carico e abbiamo avuto fino ad ora una buona reazione e quindi noi, come posso dire, consideriamo uno dei risultati del nostro semestre sicuramente anche quello di avere sviluppato questo dato. Gli altri due elementi
che danno il tono a questa nostra idea di promuovere la partecipazione responsabile riguardano da un lato il grande sforzo che stiamo sviluppando sul servizio civile. Il servizio civile è un elemento fondamentale delle azioni previste da Garanzia Giovani, quindi con molte regioni hanno servizio civile regionale, molte altre hanno convenuto col Ministero di sviluppare col Dipartimento azioni di promozione del servizio civile. Se noi mettiamo insieme ciò che stiamo facendo con Garanzia Giovani, gli accordi che stiamo facendo con i ministeri, che io credo sia una cosa interessante perché abbiamo aperto relazioni col Ministero dell'Ambiente, della Cultura, degli Interni, stiamo guardando tematiche che riguardano il risparmio energetico, cioè stiamo cercando di fare in modo che il servizio civile, oltre ad essere quello strumento che conosciamo, che purtroppo era un po' caduto nell'arco del tempo come elemento che aiuta le comunità, ma prima di tutto aiuta quei giovani che partecipando a questo servizio si mettono nella condizione di stare in relazione con le loro comunità, fanno un'esperienza e possono avere delle opportunità, perché noi sappiamo che chi partecipa al servizio civile, oltre a formarsi, oltre ad apprendere, coltiva anche un sistema importante di relazioni e, come tutti sappiamo, le opportunità anche di lavoro molto spesso sono più figlie del sistema delle relazioni, del conoscersi, dell'avere fiducia. I numeri ci dicono, ad esempio, che con i programmi del passato del servizio civile, molti giovani hanno trovato, a seguito di quelle esperienze, un'opportunità di lavoro, per la semplice e ovvia ragione che, avendo svolto quel servizio all'interno di una cooperativa sociale, di un'associazione, di un gruppo, hanno potuto far apprezzare le proprie conoscenze, il proprio spirito, e questo è diventato un elemento che li ha portati poi ad avere un'opportunità in più. Oltretutto, sempre di più vediamo che quando si predispongono curricula per presentarsi per un'opportunità di lavoro, sempre di più il fatto di essere un cittadino che si è impegnato nel volontariato, nell'associazionismo, che ha fatto il servizio civile, eccetera, viene assunto come un elemento di positività, perché oltre alle competenze specifiche, chi cerca una persona cerca anche una persona che abbia una propria capacità di lavorare con dei partner, dentro dei gruppi, in relazione con delle comunità, che abbia, come posso dire, una propensione alla relazione. E il fatto di poter rappresentarsi con questa esperienza, diciamo, c'è un elemento di valorizzazione. Quindi noi arriveremo nei prossimi mesi verso i 50.000 giovani italiani che potranno avere questa opportunità. Ci siamo dati un obiettivo 100.000, se al primo anno riusciamo a fare un primo grande passo che ci porta ad avere 50.000 giovani impegnati nel servizio civile, io credo che questo possa essere considerato un fatto molto importante dentro quella logica, appunto, di partecipazione responsabile e di creazione di opportunità. L'ultimo elemento che voglio sottolineare è il fatto che la scorsa settimana abbiamo presentato il progetto Diamoci una mano, in buona sostanza il progetto che prevede che quei cittadini che hanno avuto un sostegno, un supporto, un sussidio, un aiuto dalla comunità possano volontariamente partecipare a progetti utili a quella comunità, in qualche modo riconoscendo ciò che hanno avuto, e la collettività, in questo caso lo Stato attraverso l'INAIL, garantisse l'assicurazione per queste persone. Anche qui abbiamo detto che tutto questo si realizza a partire dall'impegno delle associazioni, del volontariato, dell'associazionismo, tant'è che abbiamo costruito un protocollo con il Forum del Terzo Settore da un lato e l'Associazione dei Comuni dall'altra, perché naturalmente queste iniziative possono crescere solo in relazione molto diretta col territorio. Ho citato questi tre esempi per inquadrare una situazione quindi che non arriva in un deserto per cui improvvisamente, com'è che gli è venuto in mente di far partire un'esperienza non semplice, poi adesso vi verrà presentata, ma insomma i corpi civili di pace presuppongono una situazione di attenzione, preparazione, conoscenza dei contesti nei quali si va a agire, nello stare dentro progetti che abbiano un loro coordinamento e una loro tenuta forte, quindi stiamo parlando di qualcosa di particolarmente delicato
è importante e significativo, ma noi abbiamo voluto presentarlo in questo modo proprio perché assegniamo a queste cose una grande rilevanza. Un appunto ai nostri colleghi e amici della comunicazione, un disappunto. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare il progetto sulla promozione dell'azione volontaria dei cittadini che ottengono un sussidio. Non ha ottenuto una adeguata rappresentazione e comunicazione. Io mi rendo conto che le logiche che presiedono all'urgenza e all'importanza di una notizia non sono queste, ma io credo che invece sarebbe una buona cosa se i cittadini fossero informati del fatto che queste opportunità ci sono e che c'è una comunità che agisce in questa direzione. Credo che sia, come posso dire, un elemento che va in qualche modo ripreso e sottolineato. Quindi noi faremo tutto il possibile per continuare a dare in maniera puntuale informazione su tutti i nostri progetti, per cui noi faremo sistematicamente un monitoraggio sul servizio civile, lo faremo sul volontariato e l'associazionismo, lo faremo su questo progetto e cercheremo di informare tutti perché tutti siano in grado di esprimere un giudizio, una valutazione e anche, laddove si dovessero verificare degli elementi di problematicità, produrre delle correzioni. Lo dico riferendomi ad esempio a Garanzia Giovani. Oggi noi stiamo rivedendo per parti importanti quel progetto, perché è un progetto che sta da una parte producendo risultati importanti, perché avere 400.000 giovani che spontaneamente si sono andati a registrare, hanno aperto il loro computer, la loro pagina, e si sono registrati in Italia, sinceramente non mi pare una cosa banale, e siamo a non un anno dalla partenza. La nostra idea è che sicuramente raddoppieremo questo dato, ma però non siamo riusciti a fare ancora quello che vorremmo, e dalla discussione che abbiamo fatto nell'arco del tempo e dal monitoraggio abbiamo visto che ci sono delle cose che era opportuno cambiare e abbiamo fatto nuovi decreti che cambiano per una parte quell'impianto. Lo dico anche a riferimento alle cose che stiamo facendo. Noi facciamo queste esperienze, partiamo dall'idea e ci impegniamo a farle nel miglior modo possibile, ma prendiamo anche in considerazione l'ipotesi che facendo un monitoraggio puntuale di queste esperienze si possa verificare che possono essere modificate o migliorate, perché gli errori sono nell'ordine delle cose di chi fa le cose e quindi noi siamo pronti anche a cambiarle. E non consideriamo una sconfitta il fatto di cambiare una cosa che abbiamo fatto, la consideriamo un fatto fisiologico, perché persistere nell'errore sinceramente non ci sembrerebbe una grande idea. Quindi affrontiamo queste tematiche con questo spirito. Quindi direi a Luigi Bobba di presentarci più puntualmente il progetto. Bene, con questo decreto che è stato firmato venerdì scorso dal ministro Poletti di concerto con il ministro Gentiloni, perché così prevedeva la norma di legge che questo decreto dà attuazione ad una norma che era contenuta nella legge di stabilità, non quella recente ma quella dell'anno passato, quindi diciamo così è trascorso sostanzialmente un anno, ma diciamo pur con qualche fatica siamo arrivati a definire questo decreto. La norma, c'è qui Giulio Marcon che è stato il presentatore dell'emendamento poi accolto dal governo nella sessione di quella finanziaria dello scorso anno, eravamo insieme colleghi alla commissione bilancio della Camera. Quella norma prevede l'istituzione in via sperimentale di corpi civili di pace destinati, dice la lettera del comma, alla formazione e sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Questo è, diciamo, il punto cruciale della norma, e accanto
alla destinazione, alla finalizzazione della norma, c'era anche un apposito finanziamento di 9 milioni di euro appostato sugli anni 2014, 2015 e 2016. Naturalmente adesso il finanziamento del 2014 verrà, diciamo, accorpato a quello del 2015. Bene, dove sta la novità e quali sono invece anche le similitudini con l'esperienza più generale del servizio civile, che anche adesso il Ministro ha ricordato, no? Proprio meno di un mese fa ci siamo visti anche sempre in questa sala per annunciare un po' tutte le attività del servizio civile e anche quella, diciamo, annuncio che avevo fatto che la Presidenza del Consiglio con i suoi risparmi di 10 milioni di euro avrebbe incrementato il Fondo Nazionale del Servizio Civile, è avvenuto anche materialmente e formalmente con un decreto di trasferimento, quindi i 50.000 sono, diciamo, sicuramente possibili per tutto questo, per la partenza per il 2015. Questi corpi civili di pace di per sé hanno, diciamo così, dei riferimenti anche di natura internazionale. Lo hanno nell'esperienza del governo tedesco, nei Peace Corps degli Stati Uniti, nell'esperienza dell'Argentina e anche in una risoluzione dell'ONU che incoraggia la nascita di corpi civili di pace nei diversi Stati membri e anche ha organizzato, diciamo così, sotto l'etichetta dei cosiddetti caschi bianchi, diverse azioni molto specializzate di intervento in contesti simili a quelli che, in cui dovranno operare questi giovani. Diciamo, la specificità di questa iniziativa è quella di raccogliere anche delle esperienze che in forma assolutamente non istituzionale sono nate nel nostro paese con la cosiddetta rete dei caschi bianchi. Sono diverse associazioni, dalla Giovanna XXIII alla Foxiv, alla Caritas, che in diverso modo hanno già utilizzato la possibilità di realizzare, di mandare dei giovani in altri paesi con il servizio civile, con la regolamentazione attuale del servizio civile, con finalità in qualche modo analoghe o direi in qualche modo vicine a quelle che la legge prevede e cui questo decreto dà attuazione. E quindi per un certi versi ci si ispira, diciamo così, a delle esperienze di carattere internazionale, per altri versi si cerca di raccogliere anche quello che è già avvenuto nel nostro Paese. E credo che questo sia parte integrante di quella vocazione dell'Italia ad essere un Paese che promuove, ma questo lo dirà meglio Mario Giro, la solidarietà, la cooperazione, la pace, perché questi sono nelle corde della nostra Costituzione. E credo che in questo frangente anche questa scelta che avviene in questo frangente in cui anche i conflitti che nascono da forme violente di terrorismo in qualche modo sia un segnale di controtendenza, no? E il fatto stesso che questo tema lo abbia toccato proprio nelle sue prime parole con il gesto alle Fosse Ardeatine del Presidente Mattarella è in qualche modo il segno di un carattere distintivo dell'azione del nostro Paese. Ecco, allora, fra l'altro questa nostra iniziativa raccoglie anche un esperimento che è stato fatto in Albania proprio da quelle associazioni che ho prima ricordato che era intitolato Caschi Bianchi oltre le vendette. Perché cito questo? Perché questo esperimento è stato accompagnato, finanziato dal Dipartimento del Servizio Civile, avvenuto tra il 2011 e il 2012 ed è stato anche monitorato dal Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova. Quindi in qualche modo è un esempio, non il solo, in cui anche fare un qualche riferimento proprio per gli obiettivi e la finalità che sono contenute nel decreto. Che cosa andranno a fare questi giovani? Il decreto lo dice chiaramente, indica 6 campi di azione: sostegno ai processi di democratizzazione, mediazione e riconciliazione,
sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, monitoraggio rispetto ai diritti umani e al diritto e del diritto umanitario, attività umanitarie con impatto diretto sulle dinamiche del conflitto, incluso il sostegno a profughi, sfollati e migranti, educazione alla pace, sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali nella prevenzione e gestione dei conflitti. Terzo aspetto, chi saranno gli attori di questi corpi civili di pace? Saranno le organizzazioni che già sono accreditate presso il Dipartimento del Servizio Civile, alcune le ho citate prima in quell'esperimento, ma ce ne sono molte altre evidentemente, e che hanno almeno 3 anni di esperienza in settori e in quei paesi in cui saranno individuate questa tipologia di azione su cui saranno impegnati questi corpi civili di pace. Dove saranno, diciamo, localizzati questi interventi? Qui abbiamo chiesto ovviamente una compartecipazione diretta e importante del Ministero degli Esteri, così i paesi, se gli interventi saranno fuori dal nostro paese, perché potranno anche essere in Italia, saranno individuati proprio su iniziativa del Ministero degli Esteri in accordo con il Dipartimento del Servizio Civile. Quindi, diciamo, c'è questa forte partecipazione, sarà in qualche modo una delle forme, seppur piccole nelle dimensioni, di politica estera del nostro paese. Quarto punto, questi giovani avranno una formazione rafforzata, è già prevista oggi ordinariamente nei progetti di servizio civile, ma abbiamo previsto nel decreto, diciamo, un incremento di questa formazione in modo che siano adeguati, diciamo così, a quegli scopi e a quei compiti che ci si prefigge, e anche ci sarà anche una formazione dei formatori, dei soggetti enti che organizzeranno questi corpi civili, quindi diciamo due elementi aggiuntivi, e ci sarà anche una formazione fatta proprio dal Ministero degli Esteri sui temi proprio della sicurezza. Questo perché se si va a operare a zone a rischio conflitto o post conflitto o a zone d'emergenza ambientale, evidentemente si vogliono creare tutte le condizioni perché si possa lavorare, diciamo, in modo sicuro e tranquillo. Quinto punto, avremo anche un monitoraggio e una valutazione esterna da centri specializzati o università, e a quello è dedicata anche una piccola parte delle risorse, perché vogliamo fare una sperimentazione vera, cioè fra 2 anni, quando si concluderà, cercheremo di capire se questo esperimento ha funzionato, se i modelli organizzativi e formativi e di gestione si sono, diciamo, confermati sulla realtà, in modo da poter, diciamo, affidare poi al legislatore la possibilità di rendere stabili questi corpi civili di pace, no? E credo che anche questa metodologia in qualche modo dica del fatto che si vogliono realizzare effettivamente degli interventi che possano avere una replicabilità, cioè che possano essere realizzati anche in altri contesti, in altre situazioni. Ultimo punto è che questi giovani saranno certamente sotto la responsabilità degli enti che li ingaggiano, cioè che avranno presentato i progetti al Dipartimento del Servizio Civile, saranno selezionati i progetti secondo la procedura consueta che è già, diciamo, sperimentata, ma abbiamo inserito questo su iniziativa del Ministero degli Esteri una procedura rafforzata, cioè che in condizioni di particolari difficoltà, di problematiche di sicurezza e comunque per ragioni di opportunità che si rivelano indispensabili e inderogabili, il Ministero degli Esteri potrà disporre anche il rimpatrio di queste persone che si trovano eventualmente in altri paesi. Insomma, è un esperimento di piccole dimensioni,
ma ci attendiamo che da questo, diciamo, esperimento possano da un lato realizzarsi dei progetti veri che perseguono gli scopi, le finalità che sono enucleate, per altro verso di continuare a allargare, diciamo, quella capacità politica di cui l'Italia è sicuramente, diciamo, un paese che ha, diciamo, un forte autorevolezza di fare azioni di cooperazione, di pace e di solidarietà, e dall'altro lato di allargare anche gli strumenti che abbiamo poco per volta consolidato nel campo del servizio civile, impiegando dei giovani che avranno, appunto, come per il servizio civile, un'età tra i 18 e i 28 anni. Ecco, credo che questi aspetti in qualche modo configurano così i caratteri di questa originale, direi, iniziativa, e penso che, diciamo, verso la metà dell'anno o giù di là, insomma, poi questi giovani, fra l'altro dei 500, circa 300 partiranno quest'anno, mentre i restanti saranno poi ingaggiati nell'anno 2016, per un totale di 500 persone. Credo di aver detto tutto e lascio la parola a Mario Giro. Grazie. Il ministro Poletti e il sottosegretario Bobba vi hanno già spiegato di che si tratta. Abbiamo parlato di partecipazione dei cittadini, servizio civile europeo, relazione e relazioni, molto importante quello che ha detto il ministro, legandolo anche al lavoro, e i 400.000 che hanno fatto richiesta. Il sottosegretario è entrato anche nel concreto, spiegato anche alcuni progetti, il senso di questo, il ruolo del Ministero degli Esteri, che sarà quello di individuare i paesi e di formare. Allora io vi dirò poche cose sul senso di tutto questo. Primo, in questo periodo in cui assistiamo da ormai qualche anno all'ingrigimento delle istituzioni europee, che Matteo Renzi vuole rovesciare, noi proponiamo il mondo non come minaccia, come viene in genere percepito e riportato, ma come opportunità. Due, si parla troppo male dei giovani e si parla troppo male ai giovani. Questo è un fatto fondamentale. Anzi, esiste anche una dottrina che è dell'inizio del secolo e che torna regolarmente e ciclicamente negli studi di tanti think tank, una dottrina d'origine tedesco-anglosassone, che è quella del bubbone giovanile, dello youth bulge, guardate, ci sono scritti intere biblioteche, che vede i giovani come una minaccia. Più ci sono giovani, in tempi di crisi economica, e più c'è pericolo. Io la chiamerei una dottrina tendenzialmente neolombrosiana. Secondo me questo va rovesciato ed è il tentativo che noi facciamo come messaggio. Naturalmente poi la si applica a certi paesi, eccetera. Giovani barbuti e donne velate, come titola uno degli studi più famosi su questa dottrina. Quello che questo spirito del tempo contro cui noi lottiamo come governo, come istituzioni, vuole è quello di spegnere, addormentare continuamente le attese, le speranze, come ha detto anche il presidente Mattarella nella sua primissima dichiarazione, oltre che parlare di difficoltà. Questa ricerca di qualcosa di meglio, di più giusto, che vive in particolare nei giovani. Noi non vogliamo essere gli uomini del tempo presente, dell'attimo presente o del tempo reale, se volete, in cui tutti vivono per se stessi, tutto ricomincia sempre da me e in cui le istituzioni vivono di non ascolto, ripetendo se stesse. No, avete già molte prove di questo. Noi vogliamo rovesciare, questo è il senso del servizio civile,
Questo è il senso di questo provvedimento, questo è il senso profondo di una politica nei confronti dei giovani. Esiste, certo, lo sappiamo, lo siamo stati tutti, ormai siamo un po' vecchietti, ma un turbamento giovanile nei primi anni dell'adolescenza, fatto di ricerca anche di assoluto. Ma per noi non è una minaccia. Non bisogna addormentarlo, evitarlo. Dobbiamo intercettarlo, meglio, accompagnarlo, indirizzarlo. Bisogna parlare ai giovani, bene ai giovani e bene dei giovani, dei nostri giovani, di tutti i giovani. Questo secondo noi è fondamentale, perché siccome tutto non ricomincia sempre da me, la politica anche non si fa per l'oggi, si fa per il domani. Non dobbiamo essere spaventati se i giovani chiedono, se i 400.000 si iscrivono, anzi. Questo per noi è il senso del provvedimento. Si parla tanto di questi giovani delle banlieue parigine, di seconda, terza generazione, nel vuoto spinto di quelle terribili periferie umane e urbane di cui parla Papa Francesco, a cui nessuno parla, e che poi incontrano i maestri del male, i perversi maestri del male, che propongono la loro visione di assoluto contro gli altri, e a cui noi dobbiamo parlare e offrire un'alternativa, un ideale di pace, perché la pace torni ad essere un ideale, perché la guerra non è un destino ineluttabile, lo scontro, la guerra. Voi, per darvi un'immagine, pensate a Malala, premio Nobel di quest'anno. Questa ragazza ha adesso 17 anni, ma lei cominciò a scrivere il suo blog quando ce n'aveva 13. Certo, è nata in un mondo molto difficile, ma se questo mondo così difficile, come il Pakistan di oggi, in cui si intrecciano tutte le contraddizioni, può produrre da se stesso, senza interventi esterni, una Malala e un papà di Malala che la indirizza e la difende, perché è come una coppia, se questo può accadere vuol dire che c'è ancora speranza. E quante Malala ci sono, anche in Italia, che noi dobbiamo aiutare, accompagnare, indirizzare, proteggere, senza spegnere la voglia di fare qualcosa, di impegnarsi, già hanno spiegato. Terzo, esiste un modello Italia? Secondo me sì, esiste un modello Italia di integrazione, esiste un modello d'Italia che io definirei un umanesimo italiano. Non è buonista questo provvedimento, perché si parla di pace, riconciliazione, dialogo, eccetera. A parte che per me personalmente, a parità di ipocrisie, è sempre meglio essere buonisti che cattivisti. A parte questo, chiudo la parentesi, non è un provvedimento buonista, è un provvedimento che guarda al futuro e cerca di rispondere, è una delle tante risposte, già il Ministro ha detto che ce ne sono altre, alle attese dei nostri giovani, per non spegnere la loro voglia di fare, di realizzarsi e di realizzare qualcosa. Secondo me esiste un modello italiano, un umanesimo italiano. Per questo, tra l'altro, in questo provvedimento sarà possibile pure candidarsi per progetti, qui parlo pro domo mia, avendo responsabilità agli esteri anche della cultura, per promuovere la diffusione di lingua italiana. Non dimenticatevi che è la quarta lingua insegnata al mondo, la quarta, chi l'avrebbe mai detto? A parte che ci sono 80 milioni di italo-discendenti, vero? Noi siamo la seconda diaspora mondiale, dopo i cinesi, questo ce lo dimentichiamo. Quindi siamo già, quando l'Italia va all'estero, imprese, lavoro, cultura e tutto, già trova Italia lì. Basta ricordare, per esempio, gli incontri che ha fatto il nostro Premier in Australia, che è dall'altra parte del mondo, e quanti italiani realizzati ci sono, o italo-discendenti. Esiste, secondo me, questo modello, e questo provvedimento fa parte dell'offerta di questo modello che noi facciamo
ai nostri giovani, ai nostri cittadini, all'Europa e al mondo. Grazie. Bene, direi che a questo punto non so se hai delle specifiche da fare. Ecco, così qualche dato tecnico, in parte già accennato dal sottosegretario Bobba. Il tempo come dire, che ci è voluto per redigere questo provvedimento, cercheremo sul piano amministrativo di recuperarlo con un'azione abbastanza celere che vedrà da subito impegnato il Dipartimento e, come diceva il sottosegretario, impegneremo già su quest'anno le risorse del 2014 e anche quelle del 2015. Bene, se avete domande o curiosità o elementi che non abbiamo puntualmente affrontato, siamo qui e vi ascoltiamo. Prego. Prego. Buongiorno, io sono Enrico Maria Borrelli, sono presidente del Forum Servizio Civile. Volevo complimentarmi per il lavoro che sta facendo il Ministero e per il lavoro che sta facendo, devo dire, anche con grande attenzione il Dipartimento in questa fase. Le parole del Ministro sono state di grande conforto. Noi le abbiamo raccolte come promesse all'inizio e abbiamo incrociato le dita perché poi dalla promessa ci si aspetta sempre un risultato. Stiamo andando molto bene, Ministro. Lo voglio dire inizio anno perché sa che in chiusura di legge di stabilità abbiamo avuto difficoltà a reperire le risorse necessarie ad attuare queste politiche. Non abbiamo le risorse necessarie a replicare questo risultato l'anno prossimo, meno ancora per rilanciarlo. Quindi è un invito che vogliamo fare come ente, come organizzazioni, al Governo affinché utilizzi questo anno di lavoro per mettere insieme le risorse necessarie e non tradire le aspettative dei giovani, così come abbiamo già detto. Grazie. Prego. Al di là dei ringraziamenti che sono veramente di cuore, io credo che questa sperimentazione frutto di un emendamento dell'onorevole Marcon sia un elemento importante. L'Italia può essere protagonista, lo è già in parte, ma un ulteriore segnale di costruzione di storie di pace nel mondo. E credo che il fatto che questo sia una sperimentazione, mi auspico che possa poi mettere le basi perché ci sia un impegno più significativo per la pace da parte dell'Italia nel mondo. Siamo leader in Europa sul servizio civile e l'iniziativa presa nei confronti dell'Europa credo che vada a rafforzare questo. Beh, speriamo di essere leader anche per la costruzione della pace nel mondo, perché io credo che in questo momento un segnale del genere sia una risposta a problemi globali che vanno al di là dei nostri piccoli territori, perché nei nostri territori a volte si vivono conflittualità, problemi, ma dire che l'Italia investe sulla pace, investe con i giovani sulla pace, io credo che sia un'esperienza forte che fa onore all'Italia. In questi anni i pochi numeri di giovani in servizio civile all'estero però hanno portato nel mondo qualcosa di bello. L'immagine di un'Italia di giovani che si impegnano per gli altri, e io credo che questo sia un valore e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Soltanto una piccola domanda perché non è stata citata, ma chi fa il servizio civile all'estero sa che questo è uno dei nodi problematici, il problema dei visti. Non voglio una risposta qui, ma mi auspico, tra virgolette, che ci possa essere una collaborazione forte con il MAE anche per avere dei visti in quei paesi dove è un po' più difficile entrare e mettere piede. Prego. Sono altre. Grazie. Luisa Del Turco, a nome del tavolo Interventi Civili di Pace, ci felicitiamo di questo risultato che aspettavamo da tempo e volevamo con l'occasione, visto che questo risultato è stato sottolineato più volte, è risultato della sinergia e del coinvolgimento anche del Ministero degli Esteri. Noi abbiamo insieme con le reti di Sarmo e CNES che abbiamo già scritto, attivato dei rapporti di dialogo con le istituzioni mettendoci a disposizione, cercando di costruire questo percorso insieme anche nelle parti che non sono direttamente rivolte alla realizzazione dei progetti e quindi nella fase di progettazione, nella fase di pianificazione della sperimentazione, nella fase di formazione, nella fase del monitoraggio. Abbiamo a questo fine
anche invitato il Ministero degli Esteri a riaprire il dialogo con le associazioni che si occupano di peace building da tanti anni, così come facciamo noi del tavolo, che siamo nati proprio da un'iniziativa del Ministero degli Esteri alcuni anni fa e continuiamo ad incontrarci, di riattivare questo tavolo di dialogo con le organizzazioni che sono molto attive, non sono neanche tantissime, che sono impegnate su questo da decenni e che possono contribuire, diciamo, quanto più c'è dialogo, in maniera, spero, significativa ed efficace. Grazie. Ci sono altre richieste, domande? Se non ci sono, beh, noi naturalmente una risposta generale alle sollecitazioni. È del tutto evidente che la nostra intenzione è di dare continuità a queste iniziative e cerchiamo di farlo a partire da una sperimentazione, da una verifica, perché sono iniziative che hanno la loro complessità, la loro delicatezza, che debbono inserirsi e utilizzare questo sforzo di collaborazione tra diversi soggetti all'interno, tra i ministeri, ma con le associazioni, quindi è un lavoro per nulla semplice in questo senso, per cui cerchiamo di costruire anche una sorta di infrastruttura, cioè un modo di operare, perché nel momento in cui si è costruita un'infrastruttura, c'è una logica del funzionamento del sistema delle relazioni, c'è una procedura che viene consolidata e dentro questa possiamo risolvere anche i problemi che sono stati citati dai visti ad altri elementi di delicatezza che possono comparire nella gestione di questi progetti, noi pensiamo di poter poi più agevolmente gestire queste iniziative. Io credo che sia piuttosto evidente questo dato di passaggio, cioè da una parte c'è una grande ricchezza del nostro Paese da questo punto di vista, perché azioni se ne stanno svolgendo nel mondo, le nostre associazioni, in Italia, il volontariato, come posso dire, abbiamo un grande patrimonio. Proviamo a far sì che questo patrimonio possa esprimere il massimo dei suoi potenziali, delle sue possibilità. Quindi partiamo da qualcosa che c'è, gli lasciamo tutta l'autonomia, tutta la libertà, tutta la responsabilità che deve avere, perché lo Stato ha i propri strumenti e quindi usa quelli, ma non sono sufficienti, ma non sono adatti a fare tutte le cose. Ci sono situazioni nelle quali è più utile una strumentazione di questo tipo rispetto ad un'altra, dove abbiamo bisogno di più formalità o di meno formalità, quindi abbiamo bisogno di avere tanti strumenti, tante frecce al nostro arco per poter agire. Io credo che questo sia un po', tornando al punto da cui siamo partiti, appunto l'idea che lo Stato, le istituzioni, non è indispensabile che facciano tutto da sé. Per quanto possibile, debbono fare in modo che le comunità, che i cittadini trovino la loro strada, sperimentano o mettano in campo quelle che sono le loro aspirazioni, le loro volontà, lo facciano i giovani, lo facciano. Io credo quindi che questo sia un po' lo spirito che anima questa iniziativa, che cerca appunto di dire non arrangiatevi o non siamo contenti, vi diamo una medaglietta alla fine della gita, perché poi anche questo è un po' la nostra storia, alla fine complimenti, grazie, complimenti, grazie, però proviamo a fare insieme. Laddove le istituzioni possono essere uno strumento che aiuta il consolidarsi, io ogni tanto mi viene detto che il bene bisogna farlo bene, c'è anche un problema di efficienza, di efficacia, c'è un problema del come le cose si fanno, quindi se un po' alla volta questo dialogo cresce, si stabilizzano un po' di procedure, ci sono delle modalità per analizzare le situazioni, beh, probabilmente anche l'impegno individuale produce più risultati di quanto non ne produrrebbe se non fosse dentro questo contesto. Quindi quella è una scelta individuale, si sposa con un contesto che lo valorizza. Beh, io credo che questo sia un po' il panorama, il paradigma dentro il quale noi svolgiamo queste iniziative, quindi, come detto, le faremo partire rapidamente e cercheremo poi di monitorarne gli esiti e di verificarne gli effetti. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.